Ciao a tutti. Allora, per preparare questa torta giapponese bastano tre ingredienti, come vedete: le uova, queste sono uova bio delle mie galline. Ho separato i tuorli dai bianchi, dall'albume, scusate, il cioccolato bianco e il formaggio spalmabile. Ho montato gli albumi a neve ferma con le cruste e nel frattempo sciolgo il cioccolato a bagnomaria. L'ho sciolto in questo contenitore che è un po' grande, così farò tutto il procedimento qua dentro. Giro un pochino per farlo stiepidire. E poi aggiungo il formaggio spalmabile. Potete scegliere il formaggio che più vi piace. Io sto usando Nonno Nanni, però tipo Philadelphia, qualsiasi tipo di formaggio spalmabile. Lo aggiungo piano piano, così. La prima a mettere sul web questa ricetta è stata una ragazza giapponese, e da lì il nome torta giapponese, oppure si chiama anche Cotton Cheesecake, perché è talmente morbida, veramente come il cotone. Ok, finito di mettere bene il formaggio, comincio ad aggiungere le uova, un tuorlo per volta. Anche qui giro e cerco di amalgamare bene tutte le uova, tutti i tuorli. Io ho ripreso la ricetta di Rita Chef, però in rete se ne trovano diverse. Comunque, gli ingredienti sono questi. Questa è una dose minima, volendo, potete raddoppiare per fare una torta più grande. Ecco qua, la crema è pronta. Ora non resta che aggiungere gli albumi montati a neve, e qui dobbiamo girare piano. Io qui ho aumentato un pochino la velocità, però bisogna andare piano per far incamerare bene l'aria, come quando si fa il tiramisù. Ho cambiato e ho preso una spatola per girare meglio. Questa torta quindi è leggerissima perché non ci sono carboidrati, o quantomeno ce ne sono pochissimi, quelli che stanno nel cioccolato bianco. Tutto il resto, vedete, uova, non c'è zucchero, non c'è burro, non c'è lievito, zero farina, soltanto un po' di zucchero a velo che va poi alla fine. Quindi, se vogliamo, è anche adatta per la dieta. Giro un altro pochino perché vedo non si è sciolto bene l'albume, quindi giriamo bene. Ho preparato questo suolo con la cerniera e la carta forno, che però rimane su, in modo che poi non ho problemi a tirarla fuori. Ho acceso il forno a 170 gradi. Ora metto quest'altro recipiente sotto, perché la cottura deve essere fatta tipo bagnomaria, quindi con un recipiente sotto con un po' di acqua. Ok, vado ad infornare. Tengo 15 minuti a 170 gradi, io metto ventilato e poi abbasso a 160, 30 minuti ed è cotta. Eccola qua. La tiro fuori. Ecco qua, vedete, è morbidissima, quindi ecco perché la carta, per cercare di non farla rompere, non farla attaccare al suolo. E forse sarebbe andato meglio un suolo quadrato con la cerniera, ma anche senza. Bene, l'ho fatta naturalmente raffreddare prima di mettere lo zucchero a velo. Prima nel forno aperto e poi fuori. Non è venuta tanto alta perché ci voleva il suolo di 18 cm di diametro, il mio era un pochino più grande.
E comunque andrebbe bene un suolo quadrato anche per fare questo che sto facendo io, altrimenti potete lasciare la torta così rotonda com'è. Quindi farò dei quadratini, l'angoletto naturalmente me lo mangio, lo assaggio, è morbidissima, mamma mia com'è morbida. Bella, molto bella. Anzi, ringrazio Rita Chef che mi ha suggerito questa ricetta perché sinceramente non la conoscevo, Non la conoscevo proprio, mai fatta e la ringrazio per questa ricetta. Bene, vedete, ho fatto dei quadratini così. Ed ecco qua. Ed ecco la mia torta giapponese. Vi assicuro che è buonissima, è molto facile farla, quindi vi invito naturalmente a farla così come ho fatto io. Ciao. È molto molto invitante e leggera. Vado subito. Assaggio i pezzettini che ho ritagliato. Mamma mia. Buona, veramente buona. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Vi invito a lasciare un like, a condividere il video e ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Grazie a tutti, ciao e ci vediamo al prossimo video.